Questa è quella che mi ha detto di più. Ah, meno male. Dai, meno male, è diverso perché la musica è caraibica, loro sono tanti, hanno l'aspetto di ballare da soli, in coppia, quindi no, è un po' diverso. No, ma nell'ottica di dovermi iscrivere da profano, nel corso a 33 anni mi iscrivo. Scusate. Mi piacerebbe molto ballare in coppia. Con loro. Beh, già che ti vedi ballare con loro... No, fare quello che hanno fatto loro, ma c'è una ragazza in particolare con cui vorresti fare due passettini? No, ma io sono un palo, perché devi farmi fare questa figura? No, ma perché? Beh, lo facciamo sempre, anche guarda, sempre stato a Garrison a fare la baciata. Capito, Garrison? Abbiamo fatto la baciata, Garrison, cioè, questo lo puoi dire anche se ci sono i bambini, puoi dirlo. Figuraccia. Innanzitutto scegli una ballerina. Caro dopo. Guarda, dopo outing penso che l'abbiamo visto tutti, in effetti ciccio. Sai che no. Non lo so, è una che riesce a far ballare un tronco. Guarda, vediamo una a caso. Oh, lei non l'ha mai detto fino adesso, ma è innamorata persa di te. Ma quando ha saputo che c'è Nicola, vieni Nicola. Voi siete amici, vero? Sì. Siete amici, infatti si vede. Si vede. Gli amici fanno sempre così, è bello puntare sugli amici. Anche noi siamo amici. Eravamo amici, mi sa, dopo oggi eravamo. Ti siedi sulla poltroncina di io? Stai lì, mi siedo io. A me. Vieni, ti metti sulla poltroncina e basta. Esatto. È il bello della diretta. Guarda che io non so ballare. No, tranquillo, non ti faccio ballare. Perfetto. Ma tu ti fidi ancora di me dopo 20 anni che ci conosciamo? No. E lei praticamente cosa ha fatto? Da quando ragazzi, magari sai, chiamiamo o una patata o Nicolas. Questo era... È sempre domenica, sono sempre i bambini. Infatti ho detto patata perché magari non tutti capiscono cosa vuol dire. E allora lei ha iniziato a tempestare giorno dopo giorno. Nicolas, voglio Nicolas. Fabri, hai una baciata al volo? Perché Nicolas vuole sperimentare due passi di baciata. Io sono il profano che viene a 33 anni a cercare di ballare. Ok. Voi siete la scuola dei miracoli. Aspetta un attimo, Fabri. Di loro, giusto? Sì, più o meno. Quindi per tutti quelli che non sanno ballare, guardate la brutta figura che faccio io e iscrivetevi alla scuola. È bello perché me l'ha detto. Facciamo una baciata. Così, un intermezzo che non si aspettava neanche lui. Sciogliti, non pensare niente. Sei stato la dimostrazione del contrario. Sì, l'antiballo, per questo faccio l'attore. Comunque no, brava, bravissima. No, io bravissimo che... Adesso non inizio con i complimenti che non c'è. Avevo il terrore di pestare la mia figura, scalza, non avrei voluto fare sta figuraccia perché mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. No, aspetta, divertente. Quindi ai trentenni che non sanno ballare, lo consiglio. Posso tornare subito? Vedo che ti vedo in difficoltà, però un bacio glielo diamo. Come no? Magari c'era anche altre ragazze che volevano un bacio, poi lo facciamo dare a tutte, però già che loro sono qui. Avevi dubbi che la Fabi non andasse a chiedere un bacio, cioè, è sempre così. Nicola, io ti ringrazio intanto. A voi il bacetto non ve lo do, ma... No?
Però ti dirò, dopo quel film, un bacetto. Dai, eh.